Allora, professor Lepri, Università di Genova, ieri al workshop dedicato al lavoro, al workshop pomeridiano, è stata data una definizione del lavoro relativamente all'autonomia e all'autodeterminazione delle persone disabili che non si limita esclusivamente, diciamo, alla sfera della retribuzione, ma comprende anche altro. Sì, diciamo il lavoro che abbiamo sviluppato ieri in questo workshop è stato veramente molto interessante perché abbiamo cercato con uno sforzo, diciamo, collettivo, diciamo, di provare a vedere come le esperienze lavorative per le persone disabili, variamente intese, diciamo così, che sono cresciute nel nostro paese, come dire, possono essere riferite non solo alla dimensione puramente economica del lavoro, cioè, come dire, un'attività rispetto alla quale esiste una retribuzione, ma anche per i suoi significati più impliciti, cioè il lavoro è anche identità, il lavoro è anche ruolo sociale, il lavoro è anche partecipazione al bene comune, il lavoro è anche socializzazione, quindi il lavoro è anche strutturazione del tempo di vita. Ecco, questi sono tutti significati che, come dire, comunemente non vengono sottolineati quando si pensa al lavoro, perché lo si pensa sempre in una dimensione prevalentemente economica. Ora, non è che la retribuzione non sia un fatto importante, significativo, però accanto a questo, appunto, sono emersi questi nuovi significati che sicuramente vanno esplorati meglio e che però possono dare anche nobiltà, mi verrebbe da dire, a tutta una serie di esperienze di inserimento lavorativo che non sono tradizionalmente legate appunto al posto di lavoro, la il contratto di lavoro inteso in senso tradizionale, ma che fanno riferimento a tutte quelle esperienze che il mondo della cooperazione sociale, le associazioni, le famiglie spesso o anche a volte l'autoimprenditorialità delle persone con disabilità in qualche modo hanno fatto nascere in questi ultimi anni. Naturalmente questa riflessione è anche riferita al fatto che negli ultimi anni è cambiato in modo molto significativo per tutti il significato del lavoro, eh? Quindi questo è un dibattito ovviamente che non riguarda solo le persone disabili, ma più in generale, insomma, ecco, le trasformazioni che il lavoro sta subendo, diciamo così, sulle quali possiamo essere d'accordo, non essere d'accordo, sicuramente ci sono giudizi anche molto critici, però di fatto, come dire, dobbiamo prendere atto che queste trasformazioni esistono e quindi anche, dire, vedere come queste trasformazioni possono adattarsi, come dire, possono essere utilizzate in qualche modo anche per quanto riguarda le persone disabili e la loro inclusione sociale. Dopo il workshop, cioè, si è sviluppato un dibattito molto interessante fra gli addetti ai lavori, che hanno ascoltato anche le esperienze delle cooperative sul tema, e quali sono le problematiche che sono state rilevate maggiormente, che sono emerse in questo campo? Ma no, noi, cioè Ericsson, con questo importante convegno e in questo workshop, ha proprio cercato di mettere a confronto esperienze anche molto diverse tra di loro. I servizi pubblici che gestiscono la legge 68 sul collocamento al lavoro, per esempio, associazioni di famiglie che hanno costituito esperienze di inserimento lavorativo per i loro figli, cooperative sociali che hanno centri socio-educativi. Insomma, ecco, è stato, come dire, molto interessante perché si sono confrontate esperienze che hanno origini anche molto diverse. Ora, io credo che quello di cui si è sentito molto il bisogno ieri e che penso dovrà essere un obiettivo insomma, per il futuro, è proprio quello di capire come queste esperienze che in questi ultimi decenni sono nate molto spontaneamente dal basso possono trovare una sintesi, come dire, possono trovare un momento, diciamo così, di anche di intesa, no? Su che cosa significa lavoro, perché le interpretazioni sono diverse, su che cosa significa inserimento lavorativo, e quindi credo che questo vada molto nel senso, insomma, ecco, di una delle riflessioni che poi ieri è venuta fuori, cioè quella di creare dei
coordinamenti, delle reti a livello territoriale all'interno del quale queste diversità, all'interno delle quali queste diversità possono trovare un momento di confronto e quindi possono trovare anche delle sintesi, diciamo, culturali, ecco, perché tutte queste esperienze sono importanti, sono significative, sono valide. C'è bisogno di fare un pochettino di chiarezza in qualche modo, insomma, ecco, di rendere un pochettino più evidenti i diversi modi, diciamo così, di appunto interpretare questi progetti di inserimento lavorativo.